Ah, dopodomani ho il test al corso di cucina e voglio che sia tutto perfetto. Infatti, sto dolce alle noci lo voglio provare almeno 20 volte qua prima di farlo lì. Magari bastano. E si fa colazione stamattina? Sta provando il dolce alle noci. Amore, ah, beata gioventù senza un pensiero al mondo. Un pensiero ce l'ha il dolce. Ah, questo è il pensiero. Ce l'avessi avuto io, sti pensieri all'età tua. Fa capocetta con papà. Dai, pa, che sto provando il dolce. Oh, un attimo. Ciao, Stelassa. Buona giornata. Anche a te. Ma, ma secondo te papà la mia età ce l'ha mai avuta? Come no? Anzi, a volte mi sembra che non si sia mai mosso da lì. È meraviglioso! Tesoro! Guarda un po' qua, ho trovato una buca delle lettere. Fai l'ufficio delle entrate ci rimborsa 700 euro di tasse! No! Un'entrata extra anziché un'uscita extra! Non ci farà male, non ci siamo abituati. Tesoro, affronteremo sta tragedia da par nostro. Allora, io già ho il piano in mente. Costi 700 euro, rifaccio tutti i vasi alle piante, poi ordino i bulbi dall'Olanda, quelli che ho sempre sognato, e poi mi compro l'acquario che ho visto qualche giorno fa, lo riempio di piranha. Frena, tanto per cominciare abbiamo bisogno di un ferro da stiro nuovo. Ma che tesoro, quello che ci abbiamo va come un treno. Si va, ma non torna. Ciao. Ciao belli. Ciao. Come mai è allegro dopo il lavoro? Papà è sempre allegro dopo il lavoro, ma oggi c'ha 700 motivi in più per essere allegro. Per la precisione, 700 euro piovuti dal cielo. Ma allora finalmente mi potete comprare la videocamera nuova? Lina Vermuller, frena i freni, oh, la famiglia Mancini ha ben altre priorità. E infatti, a me serve un microscopio e un teschio per l'esame. Vuoi pure un rene nuovo? Bisogna scegliere le cose necessarie. Io per esempio voglio l'enciclopedia in DVD. Io oh, famiglia Mancini, ma che, ci siamo impazziti? Chi è il capofamiglia qua dentro? Io. Chi li ha versati questi 700 euro in più? Io. A chi li hanno rimborsati? A me. E quindi chi è che decide? Io. Allora, riepiloghiamo. Anzitutto le cose per la casa, si è detto. Per la casa, ferro da stiro, il taglier per Silvana, l'acqua. Come taglier per Silvana? Ah, vedi tu, se preferisci mi metto uno dei tuoi vasi per le camelle. È un po' scomodo, però ci posso provare. Vabbè. Taglier per Silvana. Poi l'acquario, i bulbi olandesi, i piragna, pochi, vasi nuovi, l'impianto di irrigazione piccolo, l'impiantino non è. Videocamera, videofonino, enciclopedia su DVD per mamma, il microscopio e il teschio per Marco. Tutto sommato, quant'è il totale? 2750 euro. Per forza, guarda, i tuoi bulbi olandesi costano più del caviale. E poi vuoi mettere l'utilità della videocamera con quella di una boccia con dentro i pesci? A parte che l'acquario che ho in mente io non è una boccia. Comunque, vabbè, dobbiamo cominciare a levare qualcosa. Via il microscopio. Ma no, pa. Ti rimane il teschio, calma. Dai, ognuno rinuncia a qualcosa di superfluo. Per esempio, io tra il tagliere e l'enciclopedia rinuncio all'enciclopedia. Va bene, allora va via l'enciclopedia di mamma, poi va bene, io levo qualche miraglia, poi levo qua, poi va via la videocamera. Ma no, papà, così non mi rimane più niente. Tesoro di papà, tu hai chiesto la cosa più costosa di tutte, mi chiedevi un bel pastello a cera, uno te lo compravo, via il videofonino, va bene, mi sembra che così ci siamo. Hai scorporato, quanto viene? 750 euro. Ah, ci siamo! Ma come hai fatto? Ah, beh, certo, bravo, hai tolto i bulbi. Oh, ho tolto i bulbi, oh, cioè, no, errore. Si rifà tutto dall'inizio. No. Dai. Allora, ce la dovremmo aver fatta. Mamma è d'accordo? Sì. Alessia? Sì. Marco? Io ho preso soltanto due bulbi olandesi, sì. Cioè non è per far polemica, no, però. No, va bene. Così per dirlo, cioè, il totale dovrebbe essere 695 euro. 695 euro! La seduta è tolta! Che c'è qua dentro? Noci, pa. E noci? E gocce delle noci! Capita una, dai, perché... Manca... Che cos'è questa? Cos'è? Usi noci di porcellana? No! Ma che noci di porcellana? Questa è la capsula che mi sono messo l'altro mese! No! Quella che ti era costata una fortuna! Ecco, bene. Addio entrate extra, ragazzi. Ciao pa, come andate al dentista? Neanche a farla apposta ho voluto 650 euro. Te ne sono rimasti altri 50.
Che stai a fare tu? Niente, mi sto preparando per il secondo test del corso di cucina. Stavolta è un dolce al cocco. Oh, appena è pronto te lo faccio assaggiare. Al cocco? Con le noci ti sei preso una capsula, stavolta che vuoi? Tutta la mandibola? Dovresti prendere il porto d'armi per cucinare a te.